passa su fifagoin.com e acquista i tuoi crediti a prezzi bassissimi e con il codice Mike è il 5% di sconto, link in descrizione. E mettetevi la sveglia perché domenica all'1:15 uscirà questo video che è veramente epico. Fermo. Lo so che vuoi andare a vedere subito la parte di Cristiano Ronaldo. Ok, adesso ti lascio vedere tutto quello che ho trovato nello spacchettamento dei premi. Però se giochi a FIFA ascoltami un attimo, perché come promesso a chi era in live, voglio prima parlarvi di una cosa che ho letto su Reddit che secondo me se giochi a FIFA dovresti sapere. Vi potrei parlare del lag compensation. Vi siete mai chiesti perché non riuscite a giocare? Perché FIFA lagga? E tra quando voi premete il tasto e quando effettivamente il giocatore fa l'azione passano X secondi? Magari se questo video supererà i 30.000 mi piace ne parleremo. E l'ho voluto fare in questo video dove troviamo Cristiano Ronaldo, sperando che magari tanti appassionati come me che giocano a FIFA possano vederlo, magari condividetelo agli amici. Perché in questo video ragazzi, oltre a CR7, voglio andarvi a dare una piccola risposta a una domanda. Perché sicuramente vi sarete chiesti perché io apro pacchi su pacchi e non escono mai giocatori buoni. E guarda caso questa domanda sta proprio in un video con Cristiano Ronaldo, no? Così voi venite qua, vedete il video dello youtuber che trova Cristiano Ronaldo, vi viene voglia, magari comprate FIFA Points, spendete soldi e ci provate. E poi voi che trovate? Niente. Infatti ragazzi, sto gioco non ci spendete soldi. Ma tutto questo c'è un motivo che per qualcuno potrebbe essere la scoperta dell'acqua calda. Vi spiego bene come funziona, ma per farlo utilizzerò un esempio pratico. Non vi chiedo quanti Cristiano Ronaldo avete trovato, quanti Neymar, quanti Messi. Non vi chiedo quanti Cristiano Ronaldo, quanti Messi avete trovato, perché quelle sono le sculate eccezionali. Seguitemi, ci arrivate da soli. Io apro i pacchetti, pure i pacchetti da 50k, 100k e non trovo le bandiere, non trovo il walkout. Vabbè, il walkout io non li trovo mai, ma quando vi escono gli 81, ok? Quanti Sissoko vi sono usciti? Mendy del Real Madrid, 80. Quanti Mendy vi sono usciti? Soprattutto all'inizio del gioco. Quanti Semedo vi sono usciti? Cominciate a capire? Apri i pacchetti, ti escono un'infinità di 81. Un'infinità di 80, veramente tantissimi. Perché in questi 80 non c'è mai Mendy? Perché in questi 81 non c'è mai Sissoko? Perché non ci sono questi giocatori che hanno un valore importante, almeno ce l'avevano fino a qualche settimana fa, sul mercato? Questo e tante altre cose fanno parte di uno studio che ha fatto un ragazzo per una commissione estera che sta facendo un'inchiesta sulle loot box, che sapete in diversi paesi sono illegali, sono equiparate al gioco d'azzardo. Vi lascio l'articolo completo così leggete bene come funziona e leggete anche il parere di altri giocatori come noi, che effettivamente ragazzi, io pure non ci penso mai a sta cosa, però quando poi lo leggi dici porco due. Apro un'infinità di pacchetti, trovo 80 con la palla, ma esce tutta a merda. Mai i giocatori quelli schifosi che valgono qualcosa, oltre a non trovare quelli forti. E lo studio che ha fatto questo ragazzo è stato più o meno questo, ve lo racconto in breve. Praticamente lui ha aperto un nuovo account, ha aperto l'equivalente di 3.800 euro più o meno di FIFA Points e ha scritto tutto quello che ha trovato. Insomma, da questo studio emerge che non solo non ha trovato niente di veramente importante che gli ha ripagato poi quell'investimento. Infatti questa ragazzi è la prima cosa: voi non ci buttate i soldi. Ma soprattutto è emerso che la percentuale dei giocatori forti era tipo dello 0,2%. Quando usciva, facciamo un esempio, il walkout 88, era sempre un 88 che non valeva niente sul mercato. Quindi che ne so, walkout 88 David Silva che vale 16k. Quindi dallo studio emerge, non solo è difficile che vi escano forti, ma è molto difficile che vi escano forti e che valgano qualcosa. Quindi ragazzi, in sostanza, se non si è ancora capito, il drop dei pacchetti non fa fede solamente all'overall del giocatore, ma anche al valore dei giocatori sul mercato. Quindi è molto più facile che vi esca un Milinkovic piuttosto che un Varane. Ma io ho trovato un Mbappé, ma io ho trovato Neymar, ma io ho trovato Cristiano Ronaldo Dots, ma quanti pacchetti ho aperto? Quindi ragazzi, io vi invito a leggervi un po' tutto l'articolo, perché lì poi ci sono anche approfondimenti su come funziona il mondo delle loot box e come effettivamente un'azienda può modificare queste cose, perché questa è una cosa modificata. Perché lì ti dice, sì, c'è il 5% di trovare un 88, però non ti dice che c'è lo 0,02% di trovare quell'85 più che valga qualcosa. Quindi poi bisognerebbe anche parlare della famosa red list. Io non so se è vero o se è falso, però io vedo tutti gli... Parlo di stranieri, non parlo d'Italia, ragazzi. Però ci sono certi influencer stranieri che collaborano con la EA, sono dei game changers. Oh, ogni volta che aprono pacchetti, Icon, Messi e Ronaldo, è tutto, ragazzi, tutto.
Questa è la famosa red list. Ora, non esiste, esiste, non esiste. Secondo me esiste come, ragazzi. Ovviamente, ragazzi, liberi di dire la vostra sotto nei commenti. Liberi di crederci. Non ci avremo mai dati certi, perché, voglio dire, vi lascio al video. E io comunque ringrazio tutti quelli che erano in live, perché ero tornato dopo praticamente un mese della latitanza. Grazie a tutti. Vai, workout. Almeno quello. Dimmi che sei Mané. Mané, Mané, ragazzi. Oh, lo vedi? Lo vedi che il Mike Scioscia è una garanzia. Mike Scioscia è una garanzia. Solo 370.000. Oh, pure Dembélé sotto, così. Vabbè, 30k, vabbè, però. Io immagino tu ti sei tenuto tutti sti pacchi, ma fanno veramente tutti cagare. Oh! 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 Ma che succede? adesso, ragazzi, non so quanto vale, però... Prima io l'avevo pagato 590.000. Solo 500.000. Ho appena detto che facciamo tutti schifo, beh. Portaci bene, dopo Son ci devi dare qualcuno per stimolare la voglia di continuare a giocare. 3, 2, 1. Porco 2. Vabbè, ma è così, raga, è per forza così, dai, McGuinn. And 3, and 2, and 3, 2, 1. Porco 2, cioè questo ha fatto oro 1 per trovare questi. È pur vero che se trovavi Cristiano Ronaldo qua dovevi pure impazzire per metterlo in campo. Però no, così. Dai, almeno questo è buono. Oh, walkout if. Ah, camerunense. Oh, nanna. What's my name? Argento 1, Messi red. Io non l'ho giocata con Messi. L'anno scorso l'ho trovato Messi rosso. No, che merda. Manco barrette, raga. Manco barrette! Vabbè, a parte ho trovato Son, eh. Non è che non ho trovato nessuno. Però manco barrette ne esiste, dai. Pacchetto da 100k, manco barrette. 18 rari, ragazzi. Se in 4 pacchetti mega, 18x4 non so quanto fa. Non trovo manco un giocatore forte. Guardi che è tutto magna magna. Benissimo, iniziamo subito. Manco le barrette. Antonio Candreva, ragazzi. Si inizia la grande. Fede Vigo, manco Federico. Fede Vigo, ok. Oh, raga. A me escono manco le barrette. Ma che devo fare? Oh, non ci credo. Se trovo Ronaldo faccio il panico. Però il problema è che non lo troverò Ronaldo, perché non trovo manco le barrette, raga. Tiè, tiè. Escono i cristi di palloni, di robe per Lucas Vaz. Io spero, veramente, ragazzi, spero che tutto questo sia stato fatto per farmi trovare qualcosa dopo. Io, raga, 4 pacchetti. Oh, no, mi devo far calcolo, perché per Codinci non è possibile. Non è possibile. 72 possibilità di trovare un cazzo di giocatore 83. Raga, non è che dicevo 80. Non te sto di forte. Non te sto di forte, eh. Te sto di 83. Cioè avevamo 72 possibilità di trovare un giocatore 83 più. Mannaggia al core. Manco le barrette. Manco le barrette. Ma dobbiamo andare dell'altro. A McGuinn. Dai di FIFA. Oggi veramente malissimo. Malissimo. Almeno agli altri gli ho trovato qualche giocatore buono. Io manco quello. Dai, svoltiamola qua. Svoltiamola qua, vi prego. Non si può piangere per sempre, ragazzi. 3, 2, 1. Sul drop. Forza, dammi CR7. Vogliamo tutti Cristiano Ronaldo, per favore. Non ho mai sculato quest'anno su FIFA. 3, 2, 1. Chi avevo detto che avrei trovato? Chi avevo detto che avrei trovato? Chi avrei 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 detto che avrei trovato? Però non me lo voglio... Guarda, veramente, raga, non me lo voglio guardare. Tanto mai gli dei di FIFA mi hanno abbandonato. Dai. McGuinn. Ah, che bello. Ah, McGuinn. Oh, nana. Ah, chi altro c'era? Gerard Moreno. Guarda, Gerard Moreno, guarda, me lo piglio pure. Ah, ah, che bello. Porco due, raga. So il king. So il king. So il king. Manco McQueen. No, raga, bisogna essere fedeli. Bisogna essere fedeli. Però non piagne. Vabbè, Mike, non piagne. Manco le barrette trovo io. Porco, non so io, Belotti, porco due, raga.
Cross nei picco, Rodreba. Ma infatti, raga, io non gioco più. E non è manco walkout. Guarda, oh, oh, basta! Gli svizzeri, no? Del Merchant Gladbach. Ho trovato Lentner, ho trovato sto coglione e ho trovato quell'altro deficiente, come si chiama? Immensa tristezza, ragazzi, abbiamo l'ultimo pacco e per stasera penso che abbiamo dato. Cioè, raga, 76, 80, 77. È una giungla, caso. Va, va, guarda, guarda, guarda. Guarda, ah. Io non ho parole! Non ho parole! Ma dove cazzo è possibile? Sta fate tutto per farmi bestemmiare, raga. Sta fate tutto. Pure quest'altro stronzo! Sti due coglioni! Cioè, a 10 e 20 non se ne va sto stronzo. A 10 e 20 non se ne va. Vabbè, dai, Andre. Via il dente, via il dolore. Forza, Mike, forza, Mike, forza, Mike. CR7. Porca miseria, guarda. Porca miseria! Porca miseria! Porca miseria! Porca miseria! Oh, ho fatto il contenuto, va. Ho fatto il contenuto, va. Ho fatto il contenuto, va. Affancina, va. Ho fatto il contenuto, va. Ah, tu sei preso subito, ho messo in sicurezza. Hai fatto bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Scusate, ragazzi, mi potete fare una storia in modo tale che posso mettere. Vi riposto su Instagram. Così ho fatto il contenuto. Qua, Hasardino. Oh, sto pezzo de merda. Vabbè, ragazzi, non so quanto sia più forte rispetto alla versione base. Hai cominciato da poco, foot, consigli? Lascia perdere.